Buongiorno ragazzi, oggi vi consiglio due libri da leggere per quest'estate, due gialli che ho appena finito di leggere. Anzi, il primo l'ho letto qualche settimana fa e lo trovate anche in un wrap up. Il secondo proprio l'ho appena finito di leggere, quindi non ve ne avevo ancora parlato. Il romanzo è L'assassinio nel vicolo della luna di Giulio Piccini in Atte Giarro, autore ottocentesco che, ispirandosi anche ai delitti della Rue Morgue, a quel filone lì e Edgar Allan Poe, realizza una detective story in un panorama letterario in cui la detective story ancora non esisteva. Quindi non siamo ancora ai tempi di Arthur Conan Doyle, quindi su Sherlock Holmes o Wilkie Collins, che poi danno proprio vita a quello che è un vero e proprio genere letterario, che, come sapete, se mi seguite da un po', non mi piace. Cioè, io non sono un amante del giallo, non che non mi piaccia in toto, ma raramente leggo romanzi gialli. Ne ho un'esperienza limitata, quel poco che ho letto mi ha fatto capire come sia un genere con delle caratteristiche predefinite, quindi che segua determinati stilemi, e proprio per questo è un genere che non mi interessa più di tanto. Preferisco leggere qualcosa che mi sorprenda nel momento della lettura, che non abbia dei topoi, ma che appunto mi sorprenda mentre lo leggo. Il giallo è un genere verso cui provo molto poco interesse, anche perché raramente c'è uno scavo psicologico così approfondito, soprattutto nei classici della letteratura giallistica. Mentre in questo caso, con L'assassino del vicolo della luna, c'è un'interessante caratterizzazione dei personaggi, più che scavo psicologico. Secondo me questo romanzo, e ve lo consiglio proprio per questo motivo, è bello perché riesce a tratteggiare un quadro di quella che è la Firenze ottocentesca, una Firenze oscura dai moti rivoluzionari, una Firenze piena di personaggi caratteristici proprio, che sono tipici della cultura italiana, personaggi che rivediamo anche nella quotidianità. È una Firenze caratteristica, non so come definirla meglio di così, è proprio tratteggiata bene, realistica, vivida. Nonostante sia un romanzo comunque oscuro e cupo, perché appunto fa parte del filone giallistico, è comunque colorato, il tipico colore colorito italiano, scritto da un autore italiano che, quindi, a differenza di molti classici della letteratura ambientati in Italia, in questo caso la tratteggia in modo appunto realistico quella che è la città, ma anche i suoi personaggi, anche chi vive all'interno di questa città, andando fuori poi dai personaggi principali della vicenda. Altra cosa bellissima di questo romanzo, e che lo allontana da quello che poi sarà la detective story canonica, è il fatto che riesca a tratteggiare un vero e proprio affresco di diversi personaggi, non ponendo mai al centro il detective, che c'è, chiamato Lucertola, ma non è il tipico detective, proprio perché non è lui il fulcro della narrazione, almeno secondo me, ma ci siano tanti personaggi, e ovviamente le loro vicende concorrono a quello che è l'omicidio al centro della storia, che poi non è un vero e proprio omicidio, ma lo scoprirete leggendolo. E tutti questi personaggi sono raccontati bene, perché c'è un vero e proprio fluire da un personaggio all'altro. Il tutto rende proprio il romanzo dinamico, lo rende acceso, lo rende che mentre lo leggi non riesci a staccartici, perché questi capitoli brevi dove ogni capitolo ti tratteggia un personaggio che fa parte ovviamente della storia che va ad analizzare l'autore, rende appunto tutto molto più dinamico. È un bel fluire, l'ho apprezzato molto, e rende questo romanzo anche particolare. Appunto, si lascia leggere con grande curiosità. È la storia di un uomo che viene trovato morto, anche se scoprirete, come vi ho detto, e di una donna che invece è scomparsa, una bellissima modella ma anche cantante. E ci sono appunto tutta una serie di personaggi che adesso non vi andrò a illustrare, che sono caratterizzati in modo breve, conciso, ma allo stesso tempo sono caratterizzati bene. Cioè, sono dei personaggi mossi da dei sentimenti umani. C'è una grande ispirazione shakespeariana, e anche citato Shakespeare all'interno di questo romanzo, e si denota proprio la voglia dell'autore di mostrarti i moti umani, i sentimenti che si animano nei personaggi e che li portano a compiere determinate azioni, portandoli ovviamente a estremizzare queste azioni. Poi c'è anche una bellissima critica nei confronti della polizia, della giustizia umana, che ricerca un colpevole e si disinteressa totalmente al benessere delle vittime, anzi passa sopra il benessere per una verità che dovrebbe essere in realtà una verità umana, no? Quindi la ricerca della verità è per rendere umano il discorso della giustizia, invece in questo caso ciò non avviene. Ci sono tanti bei discorsi all'interno di questo romanzo che, appunto, come detto, si lascia leggere con molta, molta
facilità e ti coinvolge tanto, perché è dinamico, perché c'è questo passaggio da un personaggio all'altro che lo rende sfaccettato, interessante. Un romanzo invece diverso, di cui avevo anche già parlato, è Tornata in vita di Grant Allen. In questo caso c'è un unico personaggio, però anche in questo caso, e mi ripeto, a differenza delle classici detective stories, il personaggio principale è un detective, ma non è un detective, nel senso che la protagonista si risveglia a 18 anni d'età, torna in vita, una nuova vita, proprio perché ha dimenticato tutto ciò che gli era accaduto precedentemente a seguito di un evento traumatico, che non vi voglio rivelare, ma in cui c'entra la fotografia. Dico solo questo, e poi vi spiegherò, secondo me, qual è l'idea dell'autore di Grant Allen. Praticamente, questo personaggio, questa ragazza, deve riscoprire il suo passato avendo dimenticato tutto ciò che c'era stato prima ed essendo circondata da tutta una serie di persone che sono la sua famiglia, che la mente continuamente. Quindi lei si ritrova proprio nella menzogna e deve trovare in questa menzogna la verità. Molto difficile farlo, ovviamente, e noi lettori siamo catapultati insieme a lei perché scopriamo la sua vita mano a mano. Ma è che questo è un bellissimo romanzo perché appunto la protagonista non è un detective, ma al tempo stesso indaga sulla sua vita, e c'è uno scavo psicologico che i gialli si sognano, proprio perché siamo all'interno della sua mente, vogliamo andare all'interno dei suoi ricordi come fossero una camera oscura vera e propria, perché al centro di questo dramma, di questo giallo, c'è la fotografia. Secondo me questo romanzo, che prende spunto proprio a partire dal tema della fotografia, quale orrore, nasce anche da un bisogno di esorcizzare la paura verso l'evoluzione scientifica. Grant Allen era un appassionato scienziato e sicuramente difende la scienza, difende il progresso e quindi difende anche la macchina fotografica. Al tempo stesso riesce a raccontare quelle che erano le paure del suo tempo nei confronti di qualcosa che imprime, che ferma il tempo e che lo segna e che lo fa rimanere. C'è una fotografia, è qualcosa che resta, no? È un attimo fermato alla realtà che rimane. È qualcosa un po' di terrificante per le persone del suo tempo, quindi capiamo, no, come lui giochi su questa paura per raccontare un giallo che in realtà vuole proprio scendere nella psiche dell'essere umano. Anche questo molto bello. Tra i due forse ho preferito questo qui, Tornata in vita di Grant Allen, semplicemente perché è molto più in linea sulle mie corde, perché è più psicologico, perché c'è una vicenda veramente conturbante che ti coinvolge tanto, anche quell'altro ti coinvolge, ma lì ci siamo attraverso tanti personaggi, è un fluire di vite, no? Ed è un giallo non canonico, ma più canonico rispetto a questo, che definirei più un thriller psicologico. Ma sono due classici della letteratura che vi consiglio molto, editi Clown Edizioni, che sta facendo questa collana, I Cormorani, questo è il primo volume, mentre questo è il secondo, ma sono slegati tra di loro, e in cui proprio si vogliono raccontare queste, si vogliono riproporre delle detective story, o comunque dei racconti gotici, romanzi gotici, con delle nuove traduzioni e con delle bellissime copertine curate da Stefano Bonazzi, che sono veramente molto molto belle. Questa la adoro, semplicemente, e anche attinente ovviamente a quello che viene raccontato all'interno dei romanzi. Per oggi è tutto, questo erano i consigli e noi ci vediamo nel prossimo video.